Fallo fuggire di... Il capitano... Nocuri lo descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa, non lo raggiungerai più. Questo è tutto da vedere. Saint John, chiudo. Posso ricavarne qualcosa? Sì, lo so. Colonnello, l'ho avvistato. Ah, ma dai, non ti arrendi! Figlio di un cane! Thank you.
capitano Curi lo descrive... Ehi, caporale St. John, apri! Al lavoro, gente! Konnichiwa, caporale St. John. Ciao, sergente. Caporale, Matashita. Dick, come sta il mio caporale preferito? Ciao, sergente. Serve altro? Ok. Caporale St. John. Caporale Deacon St. John. Oh, Gesù. Ci vediamo in giro. Hai sentito cosa è successo ai Menes? Una recluta l'ha sgozzato. Per rubare delle medicine, pare. Sì, sì, ho saputo. Doc era un bravo uomo. Una volta ho avuto un'infezione al braccio destro. Credevo di perderlo, ma lui l'ha salvato. Mi ha salvato la vita. Sì, Doc era... era un grande. Uno, due, uno, due. Sì, ok. Seguite il ritmo. Ok, ottima scelta, devo dire. Sì. Un pezzo niente male, perfetto. Sì, signore, roba di prima qualità. Al lavoro, gente, andateci dentro. Sì, ok. Ok, ottima scelta, devo dire. Uno, due, uno, due, uno, due. Seguite il ritmo. Ok, signore. Sì. Ok, perfetto. Caporale St. John, ci vediamo più tardi, ok? Stringete i denti, andiamo. Caporale St. John, ho un incarico urgente per te. Era venuto il sospetto dopo la chiamata via radio, signore. Abbiamo perso una pattuglia in missione. Ho inviato un'altra squadra a indagare e hanno trovato tutti, tranne una donna. Gomez? Sì, è ancora viva? Non lo so. Ci sono tracce che portano in ogni direzione. Mi serve qualcuno con... i tuoi talenti per setacciare la zona. Ok, farò il possibile. Conto su di te, St. John. Puoi andare. Caporale St. John, via, come via, te la passi?
Buzzard, ci sei? Lost Lake, rispondete. Dick, ah, che bello sentirti, fratello. Come andiamo? Beh, tutto a posto, Buzzard. Sì, direi che sto bene. Sì, stronzate. Ti conosco da sempre. Dimmi che succede, fratello. Sai, è Sara. È una storia lunga, ma lei fa parte della milizia qui. Vorrebbe tornare indietro con me, ma ora come ora la costringono a restare, Buzzard. Non le permettono di partire. Ma che significa? La costringono a restare? Oh, santo cielo, Dick, dove sei? Ascolta, prenderò Iron Mike, Ricky, qualche ragazzo. Troveremo il modo di arrivare laggiù. Buzzard, no! Non hai capito. Hanno centinaia di uomini e sono armati. Accidenti, hanno saccheggiato la Guardia Nazionale, l'esercito e... Ehi, non mi frega un cazzo del loro arsenale. Noi ora... Cristo, stammi a sentire. Il colonnello, il loro capo, non deve sapere di Lost Lake. È matto, Buzzard. Matto dalle gare. La milizia attacca qualunque accampamento incontri. Randagi, predoni, accampati. Per loro non fa differenza. Oddio, Dick. Sta tranquillo. Senti, ho una soluzione, ma se mi accadesse qualcosa, se non dovessi più sentirmi, in quel caso... Dick, sono sicuro che troverai una soluzione come dici tu, ok? Prendi Sara e portala il più lontano possibile da lì, capito? Sì, Buzzard, certo. Bene, così va meglio. Ah, ti sto perdendo, non riesco... Dick! Ricevuto, fratello. Ricevuto. Dico, chiudo. Valida donna. Forse è la pista giusta. Altro sangue. Oddio, spero non sia tutto suo. Macchie di sangue fresche. Ha lottato con le unghie, pare. Fredoni! Merda! Qualcosa non va. Credi di farci paura? Non mollate, possiamo farcela! L'ha ucciso! Era ora. Spara, gli devo indietreggiare! Guarda che ti vedo! Sì.
cazzo. Posso andare io, sai? Da quant'è che non hai compagnia? Qui nessuno è geloso. A posto. Vero, ragazzi? Vieni fuori, bello.
Gomez, sei qui? Ehi, 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 sono qui, St. John! Ehi, qui dentro! Avanti, sono qui dentro! St. John, sono qui, dove sei? Aspetta. Gomez. Felice che tu sia viva. St. John, sono lieta di rivedere il tuo brutto muso. E ti è rimasto un po' di sangue in quelle chiappe insecchite? Merda, ne hai sparso a litri in giro per il campus. Non era tutto mio. Ok, ce la fai a muoverti? La tua moto è ancora qui fuori, è praticamente un rottame, ma sospetto che lo fosse anche prima, che dici? Posso farti mangiare la polvere quando voglio, sai? Sì, certo. Ehi, St. John, grazie. Forza, vattene da qui. St. John, capitano Crew, l'ho trovato. Sono andato come se sulle vie del ritorno. St. John, ottimo lavoro. Mi tengo in contatto. Tengo in contatto. St. John, chiudo. Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, ma cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi, stanno mutando. Alcuni sono più veloci. Abbiamo messo a uno di loro un bracciale localizzatore. Stiamo tracciando i loro movimenti e monitorando il virus. Ok, cosa vi serve da me? Ora è nel territorio della milizia. Ah, è certo. È inavvicinabile. Già, zona protetta, avamposti con RPG. Esatto. Questo cos'è? Quando l'avrai trovato, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Qui c'è il necessario per una biopsia. Servono campioni di sangue e tessuti. Ce la farai? Troverò il modo. Comunque, bella uniforme, caporale. Ti dona? Fottiti.
Il segnale di rilevamento proviene dal Monte Scott. C'è una caverna. Il soggetto che stai cercando ha un metabolismo super accelerato. Potrebbe trovarsi lì. Dovresti svolgere un'ulteriore verifica. Abbiamo inviato lì una squadra, a piedi, ma non sono mai tornati. Se li trovi, avvisami. Diversi di noi qui attendono risposte. Quindi, che altro puoi dirmi del furioso che stai seguendo? Restano parecchi punti oscuri. Sappiamo solo che gli infetti stanno mutando. Si tratta di qualcosa come un salto evolutivo di milioni di anni. Pensiamo che stiano comunicando tra loro attraverso i feromoni, come formiche, api e altri. Sai, eppure a me sembra che tu stia sparando un sacco di stronzate. Pensala come vuoi. Visto il nostro soggetto di studio, cambierai idea. O'Brien, chiudo. O'Brien, sono alla caverna e sto per entrare. Voi siete pronti? Sì, è tutto a posto. Oh, cazzo. Che c'è? Furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Ehi, O'Brien. Sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti. Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno grati. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo. Chiudo. O'Brien, quanti uomini ci sono? Insomma, quanti ne hai persi? Quattro. Quattro uomini. Un ricercatore e tre soldati. Dio santo, Brian, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. O'Brien, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12? Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. Equipaggiamento della Nero. Sarà andato di qua? Forse qui. Che diavolo era? È andato giù veloce. O'Brien, ho trovato un altro dei tuoi. Il tesserino dice H.S. Patterson. Ok,
Grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, Brian. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Non rispondi alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere. Grazie per l'aiuto. O'Brien, chiudo. Un altro razzo. Ok, questo è l'ultimo. Ah, come lo raggiungo? Forse giù di qua. Sì, sì. Di qua. Forse qua giù. Che diavolo è stato? Ti ho colto allo sprovvisto. O'Brien, ne ho trovato un altro. Il tesserino dice che si chiamava Robinson. Ok, grazie. Avvertirò la famiglia. Quindi voi avete delle famiglie? Siete riusciti a salvarle quando è andato tutto a puttane? Sì, non ha un bello aspetto. Oh, merda. Che cazzo è successo? Eccolo. Brian, ho trovato l'ultimo dei tuoi. Un certo Cooper. Ricevuto. Oh, no! Aspetta, è ancora vivo, aspetta. Ehi, Cooper. Ehi, guardami. Sono qui per aiutarti, capito? Cooper, rispondi! Sono, mi spiace, sono morti. Tutti morti. Andiamo. Oh, Gesù. Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui, mando un'altra squadra. No. La mia tuta è andata. Non ce la faccio, voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa. Vuoi dire che è stato un furioso a fare questo? L'ombra. Cooper, mi senti? Jen! Sono qui, mi sento. Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami, ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Coop! Jen, è stato bello sentire la tua voce. No! Forza, Jen! Lasciami stare! Toglimi la vita! Via da qui! È morto. Ricevuto. O'Brien, chiudo. L'ombra. Cosa ho a che fare qui, O'Brien? I ragazzi del laboratorio lo chiamavano Ombra. Ombra? Perché si allunga? È nero. Che fa? No, è solo veloce. L'abbiamo visto toccare i 60 km orari. 60? Dio mio. Ed è anche forte, forse. Questa voce. No, al diavolo. Non c'ho proprio niente. Sì, se ciò chiude. Sì! L'ombra forse è un dispositivo di rilevamento. Prendilo, possiamo usarlo per tirarti fuori. Cosa? Come, O'Brien? Con gli infrarossi possiamo seguire i movimenti dell'orda. Prendilo! O'Brien,
Ho i tuoi campioni. St. John, via da lì! Cosa? Va via da lì subito! Arriva un'orda! Cazzo, lo scherzo! Merda, si stanno avvicinando! E ora mi chiuderò la pistola. Si stanno avvicinando. E ora mi chiederò la questione. Questo non ti servirà. Thank you.
si stanno avvicinando. È ora di chiudere la questione. Cristo, Brian. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo. Brian, sono morti in quattro per questo. È valsa la pena. Ma che diavolo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno che te ne vai mi ricordi... in giro volando su un elicottero sopra l'incubo, poi striscino il tuo comodo bunker sotterraneo. Dove accidenti sei tu? Tu non sai come funziona qui fuori. Quanto costa sopravvivere? Conoscevi quegli uomini, Cooper. Non avevano idea di cosa li aspettasse di più, sì. Vero? Eh? Vero! Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'elicottero. Forse stavolta ci salirai con lei. John Akuri, capitano, volevo solo accertarmi che Gomez fosse arrivata sana e salva. Sì. Ok, soldato Myers, dove sei finito? La moto. Sei mio! Ehi, ehi! Dove sei finito, Myers? Beccato! Senti, figlio di puttana! Ripiego! Ripiego, serve fuoco di copertura! Prendi questa! Lancia una granata! Cari lì! Ehi, un fumogeno! Via, presto! Al riparo! Andiamo! Hmm.
Ecco qui. Ok, Meyers, ti direi... riposa in pace. Ma di questi tempi è meglio evitare. Buono. Finalmente, cazzo. Colonnello Garrett. Signore. Caporale St. John? Sì, signore. Ho rintracciato Myers, il soldato disperso. Beh, ecco la sua Bibbia. Che sia fatta la volontà di Dio Onnipotente. L'hai riportato vivo? C'è un cappio che lo aspetta nella zona di raccolta. No, signore. Gli anarchici l'hanno trovato prima di me. L'hanno torturato a morte. Peccato. Ma la volontà di Dio non si discute. Sì, signore. Buona fortuna.